been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il terzo tempo live, 16.5 minuti in diretta su Rete 8 Sport. Prova dignitosa del Pescara che batte la Reggiana 1-0, decide Capone al settimo del primo tempo e dunque di fatto rinviato il giorno del giudizio. Buon pomeriggio, buonasera Fabio Ferraresi. Ciao Max, buonasera a tutti. Che partita è stata? È una partita che sicuramente porterà qualche rimpianto tra le fila del Pescara. Perché se la si analizza dal punto di vista tecnico-tattico, forse giocando con un po' di coraggio, non dico che oggi il Pescara chissà cosa abbia fatto, però ha giocato con un mediano di ruolo, con una mezzala di qualità, una mezzala di corsa, tre attaccanti, e quindi se l'avesse fatto tutto l'anno, forse, io lo continuo a dire da tempo, poteva fare qualcosina in più. Questa è la cosa che si evince da questa partita dal punto di vista tattico. Ma quella cosa che secondo me salta di più all'occhio è la personalità di questo gruppo, che oggi, che forse non c'era nulla da perdere o che si giocava soltanto per onor di cronaca, per salvare un po' l'orgoglio e la dignità, certo, ha fatto una discreta gara e questo dimostra che la squadra ha avuto pochissima personalità, perché poi giocare queste partite quando non conta nulla è facile, e quindi sono le due cose che mi balzano subito all'occhio: il fatto di aver avuto un po' di coraggio in più che poteva permetterci di giocarci qualche chance di salvezza visto la pochezza del campionato, e la personalità di questa squadra che è sempre stata poca e oggi l'ha dimostrato. Terza vittoria sotto la gestione Grassadonia dopo i successi contro Pisa e Cittadella, contro Cittadella e Pisa in ordine cronologico. Sono 15 punti per Grassadonia in 13 partite nella sua gestione. Andiamo a leggere il quadro completo dei risultati di questa giornata, la terz'ultima del campionato di Serie B, prima di collegarci con l'esterno dell'Adriatico Giovanni Cornacchia, con il nostro inviato Enrico Giancarli. Allora, non ho i risultati sul monitor, però ce l'ho scritti sul foglio, quindi vado di mio. Chievo Cremonese 1-1, Cittadella Entella 1-0, Empoli Cosenza 4-0, Monza Lecce 1-0, Pisa Venezia 2-2, Pordenone Salernitana 1-2, Allignano Sabbiadoro, dunque la squadra di Fabrizio Castori vince 2-1, al 96esimo ha deciso Tutino, Pescara Reggiana 1-0, Spal Frosinone 0-1, Regina Ascoli 2-2, Vicenza Brescia batte Vicenza 3-0. La classifica, restano soltanto due giornate, ricordiamo venerdì la penultima, il Pescara di Cena a Cremona ore 14, e poi lunedì si chiuderà la stagione regolare, lunedì 10 maggio il Pescara ospiterà la Salernitana di Castori. Empoli con 70 punti, Empoli aritmeticamente promosso in Serie A, la squadra appunto di Alessio Dionisi, l'ultima promozione nel 2018 con Andrea Azzoli in panchina, subentrato a Vincenzo Vivarini. Empoli 70, Salernitana 63, Lecce e Monza 61, Venezia 57, Cittadella 56, Chievo, Brescia e Spal 50, Regina 49, Frosinone 46, Cremonese e Pisa 45, Vicenza 44, Pordenone Ascoli 41 punti, dunque l'Ascoli aggancia il Pordenone. In questo momento non ci sarebbero, ricordiamo, i play-out, la forbice è di 6 punti, dunque aumentata di una lunghezza, perché Cosenza è stato sconfitto, è stato travolto a Empoli, Cosenza 35, Reggiana 34, Pescara 32, chiude l'Entella con 23 punti. Andiamo da Enrico Giancarli. Enrico. C'è?
Abbiamo parlato poco fa con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ma non rilascerà dichiarazioni, quindi vi facciamo questa comunicazione di servizio. Non rilascerà dichiarazioni il presidente Sebastiani. O sulla partita sono d'accordo con l'analisi che ascoltavo poco fa da parte di Fabio Ferraresi sull'assetto tattico e le qualità messe in campo dal Pescara in questa partita, almeno dal punto di vista proprio delle scelte. Servirebbero troppe coincidenze affinché il Pescara possa centrare il traguardo play-out, quindi credo che la giusta considerazione, no, Massimo, sia la tua, ovvero l'attesa del giorno del giudizio è stata soltanto rimandata. Poi nel calcio tante volte è successo nella storia, mai dire mai, può accadere di tutto, però davvero dovrebbero accadere troppe cose, troppe coincidenze in un momento così breve come le due partite. C'è Marco Calabresi qui vicino a noi, che ritroviamo dopo tanto tempo, il telecronista, la voce di DAZN. Marco Calabresi, credo che c'è poco da essere contenti per la vittoria del Pescara. Sì, peccato, che dire, peccato, perché comunque sarebbe bastato avere forse un punto in più e avere un po' più di speranza. Io credo che la partita di martedì scorso contro l'Entella sia stata decisiva in negativo. Oggi ho visto anche una squadra che ci ha creduto, viva. Diremmo, no, che nel calcio può succedere qualsiasi cosa. Io non lo so, onestamente, vedendo anche il calendario, c'è Cosenza Pordenone all'ultima, bisognerà vedere poi anche l'Ascoli se farà punti, con chi farà punti. È un peccato perché, ripeto, oggi si è visto qualcosa. Io non vedevo il Pescara dal vivo da un mese e mezzo, Enrico. Cioè, non ho visto una squadra, io in televisione ho visto una squadra nettamente peggiore di quella di oggi. Per carità, l'avversario era anche quello che era, perché io credo che il Pescara abbia qualità superiori rispetto al Cosenza, superiori rispetto alla Reggiana. Ovviamente quello che è successo l'hanno detto Grassadonia, l'ha detto Bocchetti, lo avete detto voi da mesi, da settimane, su quello che è stata la china che ha preso il Pescara quest'ultimo anno disgraziato, tra retrocessione voglio dire evitata all'ultimo e questa che probabilmente arriverà. Che dire, io non so, ci crede la città di Pescara, ci crede il Pescara secondo te? Non lo so, faccio fatica a commentare, perché... Ma io credo una cosa, Marco, io credo che la partita che hai citato tu, quel Pordenone-Cosenza l'ultima giornata, credo che difficilmente possa regalare speranze. Probabilmente sarà così. Allora, se c'è qualcuno che ancora ha dell'ottimismo, abbiamo vissuto delle scene negli ultimi anni, anche l'anno scorso col Cosenza e con l'Ascoli, cose che non ci saremmo mai immaginati di vedere. Sarebbe un miracolo, cioè si tratterebbe veramente di un miracolo sportivo, anche perché comunque l'Ascoli è una squadra che ha qualità. A Cremona non ti regalano nulla, la Salernitana che vince al 97esimo, se batte l'Empoli già promosso, viene qui a giocarsi la Serie A, 2% do io, 2-3%. Che è anche tanto. No, voglio dire, ho visto una prova inaccettabile a Cosenza, sarebbe bastata questa dignità, questo briciolo d'orgoglio che si è visto oggi in campo. Cioè, una partita come quella di Cosenza, persa in quella maniera, distrugge tutto. Oggi si è visto, aveva chiesto di salvare la faccia è salva, il problema è che non bisogna salvare le categorie e non le facce in questo momento. Diceva Fabio Ferraresi da studio in apertura anche sull'assetto tattico, perché oggi si è vista una squadra con un mediano di ruolo, ovvero Mirko Valdifiori, una mezzara di qualità Macin, una di corsa come Omeonga e tre attaccanti, forse poche volte c'è stata coerenza nelle scelte. Anche su questo ha cambiato tante volte modulo il Pescara, è anche vero che oggi la gara la vinci con un giocatore che era stato tra quelli più criticati, quelli più anche meno utilizzati, uno che non segnava da un anno e mezzo. Ripeto, sì, le responsabilità sono di tutti i tipi, caratteriali, tattiche, tecniche, societarie, degli allenatori, dei giocatori, di chiunque, perché quando si finisce per retrocedere è difficile poi dire no, questo ha meno colpa dell'altro. Però io onestamente oggi, cioè vedere questa partita in questa maniera e pensare che il Pescara di tre giorni fa era quello che abbiamo visto a Cosenza, io in televisione, magari qualcuno l'ha visto dal vivo, sembravano due squadre completamente diverse con la stessa maglia. Ed è un peccato, perché comunque una città come quella di Pescara non merita di giocare in Serie C. Salire dalla C alla B è una cosa complicatissima, è riuscita in un anno al Perugia, ma non succede spesso. Guardate quello che sta combinando il Bari, che sta spendendo. Di cronaca dobbiamo anche dire, Marco, che il girone del Perugia rispetto al girone di Bari, Catania, Palermo e anche delle altre questo, è diverso. Anche questo, però bisognerà capire poi eventualmente la composizione, perché la San Benedettese che è qui vicino è nel B, il Teramo che è altrettanto qui vicino è nel C. Bisognerà capire, innanzitutto bisogna
provarci, perché comunque il Pescara che si è visto oggi, quantomeno, quantomeno deve andare a giocare a Cremona a testa alta. Poi non si sa quello che può succedere, ripeto, io per me è un 2-3%, non lo so. Io ringrazio Marco Calabresi, che abbiamo rivisto dopo tanto tempo con grande piacere. Marco, un'analisi molto attenta e molto lucida quella di Marco Calabresi. Non dovrebbe parlare nessuno qui dei tesserati del Pescara. Io per il momento, Massimo, ti restituisco la linea. Qualora dovesse venire qualcuno, chiaramente la richiederemo a te. Assolutamente, grazie. Ringraziamo anche Marco Calabresi. 16 e 14 minuti in diretta su Rete 8 Sport. In studio naturalmente Fabio Ferraresi. Tra poco si siederà in conferenza post-gara in sala stampa l'adriatico Giovanni Cornacchia, l'allenatore Gianluca Grassadonia. Ricordiamo il terzo successo sotto la sua gestione dopo quelli ottenuti a Cittadella in casa con il Pisa lo scorso 2 aprile. Sono in totale 15 ottenuti i punti ottenuti, conquistati da Grassadonia in 13 gare della sua gestione. Diamo ancora uno sguardo, Fabio, alla classifica di questo campionato. Abbiamo detto dell'Empoli che è stata aritmeticamente accentrato, la promozione in Serie A, l'Empoli di Alessio Dionisi che lo scorso anno ha portato alla salvezza senza troppi patemi il Venezia, addirittura 50 punti al termine del campionato, condannando ai play-out nell'ultima gara della stagione regolare proprio il Perugia di Massimo Oddo. Due anni fa in evidenza Dionisi con l'Imolese, anche lì play-off ad un passo dalla semifinale, insomma è un allenatore di cui si parla molto bene, classe 80, giovanissimo, quest'anno ha dimostrato tutte le sue qualità con una squadra, per carità, di spessore, no? Beh, io credo che l'Empoli abbia ottenuto un risultato che all'inizio dell'anno poteva essere pronosticabile, però ha fatto bene, ci sono dei grandi meriti della guida tecnica in questa promozione. Poi il secondo posto è ancora da giocare, sarebbe una sorpresa dal mio punto di vista se la Salernitana arrivasse in Serie A direttamente, perché all'inizio dell'anno non credo che fosse tra le squadre, no, Massimo, sì, che doveva vincere il campionato, però c'ha delle grandissime chance visto il calendario, perché va proprio ad Empoli la prossima, no, gioca in casa con l'Empoli. Mister, buon pomeriggio. Andiamo da Grassadonia. Una vittoria che paradossalmente può aumentare rabbia e rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Sì, assolutamente sì. E, insomma, l'avevo detto anche sabato a Cosenza che comunque fosse andata, questa era una salvezza che questa squadra poteva assolutamente centrare, quindi nasce il rammarico per quello che soprattutto dopo il Covid non siamo riusciti a fare, e quindi aumentano ancora di più i nostri pensieri negativi, però la situazione è questa e continuiamo a lottare. La sintesi. Buon pomeriggio, mister. Una squadra che si è calata nella battaglia come quasi mai abbiamo visto in questa stagione. È successo qualcosa, il fatto di non avere nulla da perdere o le provocazioni, i falli a inizio partita dei giocatori della Reggiana, in particolare Rozio su Odgaard, sembrava un po' puntato Odgaard dai difensori della Reggiana. Perché Pescara è stato così pugnace questa volta? Analizzando insomma il mio percorso, è normale che questa è una squadra che, ripeto, doveva assolutamente alzare la tensione nervosa, quindi ci eravamo detto e promesso che dovevamo fare una partita dove dovevamo alzare assolutamente la tensione nervosa e dovevamo giocare al limite, anzi di più, e quindi la partenza nostra era assolutamente questa che volevamo fare, abbiamo fatto. E la squadra è stata brava a calarsi nella lotta, assolutamente nella lotta. Sapevamo che loro sarebbero venuti con il coltello tra i denti, qualcuno nelle scarpe, qualcuno nello slip, qualcuno nel pantaloncino, qualcuno nella maglietta, e quindi dovevamo andare oltre e alzare lo spirito, alzare la tensione nervosa. Senta, mister. Quindi, mister, buonasera. Buonasera. Luigi Di Marzio, il centro, non mi vede però mi sente. Io le volevo fare una domanda, Fabio, a prescindere insomma da quello che è il presente, credo che insomma, alla fine purtroppo il destino sia anche abbastanza scritto. Io le volevo guardare un po' più avanti, vorrei guardare oltre.
Le chiedo, ma lei il prossimo anno resterebbe su questa panchina se ha iniziato già a parlare di un eventuale futuro? Grazie. No, sinceramente non ho parlato con nessuno, ma in questo momento non mi interessa neanche parlare, mi interessa finire il campionato cercando di fare il massimo, cercando di veramente fare il miracolo, ma purtroppo non dipende da noi perché abbiamo sprecato diverse chance e quindi il mio rammarico è troppo grande per pensare ad altro. Rimango fortemente concentrato su queste ultime due partite, sapendo che che potevo fare di più, soprattutto nel post-Covid, alzare questa tensione nervosa che si è vista oggi, e questo certamente è un pensiero che mi tormenta. Si vede che, insomma, che non sono stato, come ho detto in precedenza, attaccato mentalmente ai giocatori per fargli dar tutto quello che avevano, soprattutto a livello nervoso. Quindi il futuro in questo momento veramente è l'ultimo dei miei pensieri. Senta, ecco, mister, lei rimarrebbe, va a prescindere insomma dalla analisi condivisibile. Ma Pescara è una piazza fantastica, quindi in assoluto è un piacere lavorarci, è un piacere centrare degli obiettivi importanti, ma ripeto quanto detto prima, in questo momento la priorità è un'altra. Anche se dovesse, scusi mister, mettere il timbro su questa retrocessione, non è colpa sua, però purtroppo alla fine ci sarebbe scritto il suo nome. Questa è la domanda. Guardate, io sono uno abituato a lavorare, io non gestisco, non sono capace a gestire, io alleno, mi piace allenare gente motivata, gente che c'è con la testa, gente che ama il proprio lavoro. Le mie situazioni precedenti certamente non mi hanno sorriso, forse ho sbagliato scelte in passato, ho comunque avuto sempre a disposizione dei gruppi importanti. Voglio ricordare solamente che a Foggia, con 8 punti di penalizzazione, il Foggia si era salvato ampiamente. No, lo sappiamo mister, questo lo sappiamo. Abbiamo pagato il pregresso come ho pagato il pregresso a Vercelli, che sono stato esonerato quando la squadra poi con il successivo allenatore ha fatto 5 sconfitte consecutive. Quindi e poi il percorso degli allenatori è segnato anche dai momenti, dalla fortuna, dalla sfortuna. Io certamente so di aver dato l'impossibile, mi rammarica solamente aver perso la squadra per questo problema Covid che per noi è stato devastante, no? Basta vedere oggi come ha giocato dopo 20 giorni di letto, si è allenato gli ultimi 2 giorni e ha fatto questa partita, ma provare a mettere giù una formazione delle ultime è stato complicato. Quindi il colpo, no, le volevo chiedere, quindi insomma la sintesi è questa: il Covid ha inferto il colpo di grazia alla sua squadra? Quello che è successo sicuramente ci ha penalizzato, perché la squadra stava bene, veniva dalla vittoria di Pisa, da 2 pareggi importanti fatti a Monza e a Brescia. È stata una settimana tremenda, difficile, perché non ci siamo potuti allenare per diversi giorni. Quando l'abbiamo fatto in maniera individuale. Poi questo non giustifica la non vittoria con l'Entella, ma partite non ne regala nessuno, e quindi era una partita che dovevamo vincere, lo sapevamo. Mi dà tremendamente fastidio, mi fa incazzare tremendamente la partita di Cosenza, perché se fossimo stati questi certamente avremmo fatto un'altra partita. Poi certamente non è facile giocare sempre con il pensiero e l'assillo del risultato. Questa è una squadra che oggi ha dimostrato che magari, ed è un rammarico, che magari quando non ha nulla da perdere viene fuori la cattiveria agonistica, viene fuori la minor responsabilità, e quindi i giocatori riescono ad essere più liberi. Quindi a livello caratteriale è una squadra che ha assolutamente mancato da un punto di vista proprio della gestione della gara, dell'approccio alla gara. Si è fatta sopraffare troppo dalla tensione negativa, dalla tensione nervosa. Ecco, scusi mister, l'ultimissima per quanto mi riguarda, tornando al suo futuro, quindi nessuna remora eventualmente a restare alla guida del Pescara? Io questo le volevo chiedere. Guardi, io non ho parlato con la proprietà, con il presidente, quindi in questo momento non le posso dire niente, e che se dovesse succedere, dovesse chiamarmi la proprietà, ci siederemo a tavolino e cercheremo assolutamente di programmare per vincere, ma
bisogna parlare fino in fondo e capire le problematiche che ci sono state quest'anno. Parlo chiaramente della mia gestione, non entro nelle altre perché non mi appartengono, e soprattutto trovare giocatori che sposino la causa fino in fondo con grande ardore agonistico, perché alla base c'è soprattutto quello. Grazie. Ok. A posto? Grazie. Perfetto. Abbiamo dunque ascoltato Gianluca Grassadonia. Prima di ricollegarci con Enrico Giancarli, le tue sensazioni, Fabio? Beh, Massimo, in parte ha confermato ciò che ho detto all'inizio, che il suo rammarico grande è il fatto che questa squadra nei momenti cruciali abbia dimostrato pochissima personalità, pochissima tensione nel saper gestire determinati momenti, determinate partite, perché poi i campionati si decidono in questi scontri diretti. E quindi carenza di personalità anche. Moltissima carenza di personalità. La sua analisi, come al solito, lui a me piace come persona, in quello che dice. Sarebbe giusto ripartire da Grassadonia, secondo te? Ma questo non lo so, sono scelte che farà la società. Io l'unica cosa, non ho possibilità di fargli domande, perché chiaramente gliele fai tu, però lui, al di là del fatto che potesse dare qualcosina in più dal punto di vista della carica agonistica, ma secondo me non è una cosa da imputare a lui, perché poi se la squadra non ne ha, non è una cosa che si compra la personalità in farmacia. Lui, secondo me, memore dagli atteggiamenti che ha avuto la squadra durante l'anno, di un po' di remissività, un po' di paura, in alcune partite poteva fare qualcosina in più dal punto di vista tattico. Questo è quello che vorrei chiedergli io, se adesso a posteriori rifarebbe sempre le stesse scelte, perché come ho sempre detto e come continuo a pensarlo, questa squadra, se avesse avuto un po' più di coraggio, per me se la poteva giocare. Oggi non è che, come ho detto prima, abbia fatto chissà quale partita, forse non meritava nemmeno di vincere, però alla lunga questo atteggiamento avrebbe pagato, qualche punto in più l'avremmo avuto. Io su quello punto, poi la personalità, l'allenatore fa fatica a darla se il giocatore non ce l'ha. Assolutamente. Comunque, tra l'altro, oggi abbiamo visto almeno una squadra con la giusta determinazione, no? Che molte volte invece è venuta meno. Mi interessa fare il massimo, il mio rammarico è troppo grande per pensare ad altro. Questa era la domanda che abbiamo rivolto a Grassadonia, la risposta alla domanda che abbiamo rivolto sul suo futuro, se insomma pensa di rimanere, qualora arrivasse la proposta del Pescara, alla guida appunto del club, della squadra biancazzurra. Andiamo da Enrico Giancarli. Enrico, non ci sono tesserati del Pescara che verranno qui in postazione da noi? Abbiamo richiesto un'altra volta anche al presidente Daniele Sebastiani, ma categoricamente ci ha risposto che non rilascerà dichiarazioni, quindi non c'è neanche il direttore sportivo Bocchetti, i giocatori non possono parlare, quindi non abbiamo contributi da fornirvi. Qui non ci sono neanche colleghi, con il contributo di Marco Calabresi, la voce di DAZN, credo, Massimo, che possiamo fermarci qui. Se ci sono domande da parte vostra studio, chiaramente ho l'auricolare, siamo a disposizione. Io volevo ancora una volta sottolineare come condivido le parole di Fabio Ferraresi, perché secondo me questa squadra troppe volte è scesa in campo dal punto di vista tattico con il freno a mano tirato, cercando troppo gli equilibri e poco, lasciando libera poco le qualità che forse alla fine aveva questa squadra, perché se c'è una cosa che l'organico ha è proprio la qualità dei giocatori, che poi non siano stati in grado di metterla in campo, questo è un altro discorso. Sì, grazie Enrico. Tra l'altro c'è da dire che è vero, insomma, il Pescara anche a Cosenza, se vogliamo, Fabio, no? Ha un po' sorpreso il cambio di sistema di gioco. Lo ha motivato Grassadonia sostenendo che non erano in buone condizioni fisiche, che non era in buone condizioni fisiche Galano, e quindi ha rinunciato a fare il 4-3-3 per tornare al 3-5-2. Però al di là di questo, del sistema di gioco, io dico sempre che a fare la differenza è l'atteggiamento. La squadra è proprio venuta meno sotto questo profilo a Cosenza, no? Perché dopo 8 minuti era già finita la partita. Sì, no, ma Cosenza l'abbiamo parlato l'altra volta, la gara non l'abbiamo persa dal punto di vista tattico, a Cosenza è stata persa per una mancanza proprio di cattiveria, di voglia di far la partita dei primi minuti. Però alla lunga
come ti dicevo prima, il fatto di cambiare spesso, di non dare un'identità, di rinunciare spesso e volentieri a proporre, al di là che poi per proporre bisogna mettere i giocatori nei ruoli giusti, alla lunga ha pagato in negativo. Io sono sicuro di quello che dico, mi sono ricreduto sicuramente sul fatto che questa squadra fosse forte, come dicevo dall'inizio, perché poi ha dimostrato, purtroppo è brutto da dire, che i nomi, le carriere, i curriculum e gli almanacchi non fanno una squadra, dopo ci sono altre cose, però nella pochezza di questa squadra, perché non è una squadra forte, con delle carenze a livello tattico, a livello di ruolo, il campionato di Serie B quest'anno, certo, era scarso, Massimo, scarso, e si poteva fare molto di più, o perlomeno non arrivare a 3 giornate dalla fine, adesso siamo a 2, praticamente retrocessi, almeno si poteva giocare la salvezza fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Assolutamente, dopo gli errori e le omissioni, l'abbiamo sempre detto nella scorsa stagione, da cui il Delfino si è salvato in modo rocambolesco, era oggettivamente impossibile fare peggio. Purtroppo il Pescara ci è riuscito in questa stagione. Io, se devo dire qualcosa all'operato, insomma, di Grassadonia, secondo me ha comunque svolto un discreto lavoro, questo lo possiamo, no, confermare senza tema di essere smentiti. Magari, ecco, c'è qualche partita, tipo, non so, Ascoli, tu non sarai d'accordo con me, no, però quella scelta azzardata, secondo me. Io sono d'accordo con te, Massimo, non è che ho mai detto di non essere. No, nel senso, sì, no, ma sono d'accordo che è una scelta che è stato un azzardo per me. È una scelta che 99 su 100 non si fa mai. Certo. Io ho soltanto detto che lui, dovendo rincorrere, dovendo cercare di fare qualcosa in più, forse si è fatto prendere dal momento, non è stato lucido. Sono d'accordissimo con te, da allenatore non la farei nemmeno io mai quella scelta, no? Perché magari con quel punto ancora ti giocavi le tue chance, nel col seno di poi. Anche perché se, magari saresti andato a Vicenza dopo 3 giorni con un'altra testa. Anche, no? Se non è la anche partita nello specifico che fa un campionato, no? Perché certo, poi certo, è un susseguirsi di cose, di episodi e di atteggiamenti. Grassadonia sicuramente ha dimostrato, e lo sta dimostrando anche nelle ultime conferenze, di essere innanzitutto un uomo con una certa dignità, e è vero, un uomo con degli attributi e sicuramente un lavoratore. Poi bisognerà vedere se la società deciderà di confermarlo o meno. Io credo che la sua conferma sia legata alla conferma di Bocchetti, perché poi sono due persone vicine, legate. E se dovessimo aprire una parentesi in questo senso, ho letto in questi giorni un po' anche i giornali, ho sentito le trasmissioni, le cose tue, ieri pure. Secondo me una figura come Giorgio Repetto, per carisma, merita di essere coinvolto dentro un progetto, se è dentro la società. Eh sì, è stato messo ai margini. Altrimenti ha poco senso. E io credo, sono che d'accordo. Giorgio lo conosco bene, ci ho lavorato. Se lui è un uomo di campo, è un conoscitore di calcio, è competente, se gli si dà modo di lavorare, penso che possa essere un valore aggiunto. Altrimenti non ha senso che stia là, anche perché è una figura un po' ingombrante, no? Per certo, un ragazzo come Bocchetti, che comunque è un po' più giovane. Allora bisogna fare delle scelte, bisogna essere chiari e bisogna avere delle idee precise. Non dico che sia facile rivincere subito, però con un po' di fortuna e con un po' di programmazione si può fare. Assolutamente. Servono organizzazione e scouting, lo abbiamo anche ribadito ieri, e attribuzione senza interferenze o ingerenze che dir si voglia, di responsabilità e competenze. Io credo che sia questa la sintesi per cercare di tornare a fare calcio con serietà e con chiarezza soprattutto. Torniamo da Enrico Giancarli. Enrico, ci sei ancora? Enrico? Eccoci, Massimo. Ecco, sì, ti volevo chiedere. Ci sono storie. Sì, ti volevo solo perché chiedere, abbiamo provato a chiedere anche al direttore Bocchetti, ma non parlerà neanche Bocchetti, quindi ci ho provato, chiedere, ma niente da fare. C'è movimento lì, ci sono tifosi, non so, com'è la situazione all'Adriatico? Ma
qui al momento non c'è nessuno e non si vede neanche fuori dai cancelli, non si vede nessuno. Per quanto riguarda i tesserati del Pescara, ti dicevo, ho provato anche con il direttore Bocchetti, ma mi ha fatto un categorico cenno di no, quindi neanche il DS Antonio Bocchetti verrà a parlare qui ai nostri microfoni. Ti posso dire però che parlando un po' informalmente, il Pescara ci crede ancora, perché comunque l'Ascoli ha due partite che sulla carta può perdere o comunque può fare un punto, e per quanto riguarda invece il Pordenone e il Cosenza possono perdere la prossima e poi dovrebbe arrivare il risultato di pareggio nello scontro diretto dell'ultima. Quindi diciamo che questa fiammella, ma proprio piccola, Massimo, la squadra vuole tenerla accesa. È chiaro che il Pescara deve fare 6 punti e deve sperare in tutte queste coincidenze favorevoli. Ecco, speranza davvero molto remota. No, dico, è chiaro che è un'ipotesi molto, molto remota, assolutamente. Non dimentichiamoci che c'è anche la Reggiana che affronterà la SPAL nel prossimo turno e poi chiuderà Vicenza che ormai credo che sia fuori dai giochi. Quindi... Esattamente, io proprio quello volevo dire, perché comunque è vero che si stanno facendo i conti con Cosenza, Pordenone e Ascoli, ma c'è una Reggiana che oggi ha 2 punti in più del Pescara. È chiaro che la Reggiana le deve vincere tutte e due, perché la Reggiana nei confronti del Pescara ha lo scontro diretto sfavorevole, perché il Pescara con il gol di Scognamiglio vinse anche la gara di andata. Il Pescara, se le vince tutte e due, la Reggiana non dovesse vincerle tutte e due, è chiaro che la Pescara scavalcherebbe anche la Reggiana, ma stiamo parlando di ipotesi molto remote, anche perché, come dice il nostro Gabriele De Bari spesso in trasmissione, dice, quando io gli provo a dire se il Pescara dovesse vincere qui queste 2 o 3 partite, Gabriele De Bari fa notare come il Pescara in stagione non ha mai vinto 2 partite consecutive, si fa fatica a pensare che da adesso alla fine ne possa vincere 3. Questi sono numeri purtroppo concreti ed oggettivi. La fiammella è piccola, c'è il Pordenone, cos'è? L'ultima dovrebbe finire in parità, il Pordenone e il Cosenza dovrebbero perdere le altre partite e l'Ascoli può fare un punto nelle ultime due. Sono davvero, come hai detto tu Massimo giustamente, coincidenze remote per quanto riguarda l'immediato futuro del Pescara. Ripeto ancora una volta per i nostri telespettatori, prima di restituirti la linea, che abbiamo chiesto 2 volte al presidente Sebastiani, 1 volta al direttore Bocchetti, non c'è assolutamente la volontà di rilasciare delle dichiarazioni. Non so se ci sono delle ulteriori domande da parte tua di Fabio Ferraresi, altrimenti con la collaborazione tecnica di Andrea Berardinelli ti restituirei definitivamente la linea. Va bene così, grazie Enrico, grazie per il tuo prezioso contributo. Grazie a voi, un saluto. Le 16:37 minuti in diretta su Rete 8 Sport, tra poco commenteremo gli highlights di questa partita, le fasi salienti di Pescara Reggiana 1-0, il verdetto finale, il gol partita firmato da Cristian Capone, pensate, non realizzava un gol da 17 mesi, quasi 17 mesi, perché l'ultima volta è il 21 dicembre 2019, quindi sono passati quasi 17 mesi, giocava nel Perugia, 21 dicembre 2019, uno dei 2 gol della vittoria contro l'Entella, l'altro firmato da Pietro Iemmello. Tra l'altro oggi ha giocato Volta, io ne vorrei parlare Fabio, perché Volta comunque ha fatto una buona partita, non giocava dal primo minuto, addirittura dal 3 luglio 2020, scorso campionato, con la maglia del Benevento a Crotone. Sono passati tanti mesi, un grave infortunio, lesione del tendine d'Achille, insomma si è visto subito, adesso sta sicuramente meglio, giocatore d'esperienza, scaltro, cattivo, determinato, una guida, avrebbe potuto essere la guida di questa difesa. Questo è il rammarico, no? Massimo, forse il rammarico doppio è anche questo. Io credo che molti telespettatori, molti tifosi, anche nell'ultima trasmissione quando sono intervenuti, abbiano puntato il dito sul fatto che questa squadra necessitasse come il pane di un attaccante. E in parte sono d'accordo, però questa squadra secondo me aveva bisogno di un difensore forte, perché ha subito tantissimi gol, tantissimi gol, molti banali, molti da dentro l'area piccola, molti a difesa schierata. E a gennaio la priorità forse non era prendere un attaccante di categoria, bensì prendere un giocatore come Volta, che è stato preso, però... Diciamo che erano tutte e 2 priorità. Sì. Perché lì davanti c'è stato solo Odgaard alla fine. Perché Seger è stato sempre male. Sicuramente. Purtroppo Giannetti non si è inserito. Io dico, sì, in parte sono d'accordo, però nel momento in cui tu riprendi Machin,
e ai Galano, se li metti in condizione di rendere al massimo, cosa che non è stato mai fatto, perché spesso abbiamo giocato con il 3-5-2, quindi uno dei due era fuori dal progetto, uno doveva adattarsi a fare un ruolo che non era suo. Se l'avessi messi in condizioni di giocare come sapevano, come ci hanno dimostrato, che poi sono in grado di fare, no? Anche con lo stesso Odgar che faceva il punto di riferimento e loro due che gli giravano dietro, secondo me la priorità sarebbe stata a un difensore, più che perché poi la partita la potevi tenere in equilibrio e loro la giocata, se fossero stati sempre coinvolti... Cioè arriva sempre con quei non piedi. Sono stati coinvolti, Massimo, sono stati giocatori che potevano essere coinvolti in un altro modo per le qualità che hanno dal mio punto di vista. Allora dobbiamo fermarci per pochi istanti, linea la nostra regia capitanata di Norangelo che saluto e ringrazio, pubblicità tra poco, torneremo insieme. Bene, 16.42 in diretta su Rete 8 Sport, il post partita di Pescara Reggiana 1-0 per i biancazzurri, il gol partita firmato da Cristian Capone, tra poco vedremo le fasi salienti, al mio fianco naturalmente Fabio Ferraresi. Diamo uno sguardo di nuovo alla classifica, solo per dire le partite che restano due, soprattutto gli impegni delle avversarie. Allora, la Reggiana giocherà la prossima gara in casa con la SPAL venerdì, Reggiana SPAL, e poi l'ultima sarà di scena al Menti di Vicenza. Il Cosenza ospiterà venerdì il Monza che è in grandissima ascesa in quest'ultimo periodo, oggi ha battuto anche il Lecce, aveva vinto a Salerno nel penultimo turno, e poi il Cosenza stesso, dopo aver ospitato il Monza, sarà di scena, giocherà a Lignano Sabbia d'Oro lunedì prossimo con inizio alle 14. L'Ascoli ospiterà il Cittadella venerdì e poi giocherà l'ultima partita al Marcantonio Bentegodi di Verona contro il Chievo. Il Pordenone venerdì ospiterà il Venezia e poi chiuderà, anzi no, andrà a Venezia, chiedo scusa, il Pordenone, e poi ospiterà lunedì il Cosenza, e quello sarà uno spareggio proprio autentico. Ma io credo che le possibilità di salvezza, Massimo, siano veramente utopistiche. No, assolutamente. No, ma io ho fatto la premessa solo per dire quali sono gli impegni. Sì, sì. Se il Pescara avesse avuto i punti del Cosenza, e penso che tre punti in questo campionato li abbia persi in parecchie partite, bastava farne già due con l'Entella, che è una partita, ne parlavamo prima a microfoni spenti, che se tu ti vuoi salvare devi vincere assolutamente. Certo. È impossibile pensare di salvarti se non vinci in casa con una squadra già retrocessa. Certo. E quindi il rammarico grande, penso che al di là poi un campionato i rammarici poi alla fine ci stanno, no? Ti puoi rammaricare di tanti punti persi, però la partita clou nel breve termine, tornando indietro, è questo. Assolutamente. E adesso, anche se fai 6 punti e vai a 38, no, deve succedere l'inverosimile, però... Rinviato il giorno del giudizio, purtroppo. Sì, è stato rinviato. Io, grazie a Dio, mi sono vestito di grigio, visto che non sono venuto in nero. Sì, no, infatti. Mi ero già vestito prima della partita, sono stato lungimirante. Assolutamente. Tra l'altro, fino anche, cioè, se avessi preso il punto, strappato il punto a Cosenza, magari c'era, no? Lì c'era davvero, avresti avuto qualche chance in più. Beh, a Cosenza non si è sceso in campo. Certo. A Cosenza, dal punto di vista proprio della testa, della tensione nervosa, della personalità, era quello su cui ho battuto il dito all'inizio. Questa squadra purtroppo ha dimostrato di avere pochissima personalità, perché non puoi perdere a Cosenza lo scontro della vita 2-0 dopo 8 minuti, 7-8 certo. minuti, impossibile. Assolutamente, non ha fatto in tempo a mettere il piede sul terreno di gioco, che era già sotto di 2 gol il Pescara, ricordiamo i gol realizzati al 6° all'8° minuto, al 6° Tremolade, poi il raddoppio di Carretta, non lo facciamo rivedere perché sennò ci facciamo del male, e poi il 3° gol al 30° se non vado errato, sempre lo stesso Tremolade, anche quello subito in circostanze assurde. La squadra non aveva la testa, non aveva la testa proprio in campo, era una squadra svuotata sotto tutti i profili. Con l'Entella è chiaro che qualche scelta è stata discutibile anche di formazione, perché tu devi vincere la partita,
mette Rigoni davanti alla difesa, che non è un metronomo ma è solo un mediano di rottura, e lasci Valdifiori in panchina. Tante difficoltà nel primo tempo, Lentella ha chiuso bene gli spazi, per carità, ha fatto il suo. Ecco, lì sarebbe stato fondamentale, a mio avviso, Fabio, non so se sei d'accordo, non subire gol per poi giocarti tutto nella ripresa. E invece sei riuscito a subire gol contro una squadra che nelle precedenti 8 partite ne aveva segnato uno solo, per di più sul rigore col Monza. Massimo, è capitato tante volte in carriera di fare partite a fine stagione con squadre che non avevano nulla da chiedere o già retrocesse, e i senatori, prima di entrare in campo, al di là di quello che poi diceva l'allenatore, dicevano: ragazzi, primo tempo, mi raccomando, stiamo lì sul pezzo, facciamogli capire che oggi non è aria, magari rischiamo poco, però sì, non diamo il fianco mai, perché dopo una squadra che non ha nulla da perdere, con giocatori che hanno comunque qualità, no? Come Lentella in avanti, certo, giocano spensierate per farsi vedere. E se tu permetti ad una squadra che non ha nulla da chiedere di andare in vantaggio, sicuramente fai fatica poi a ribaltare il risultato, perché è capitato anche a me spesso di andare sotto e poi, sai, vai là, piangi, vai dal giocatore che conosci, oh, dai, dacci una mano. Non te la dà nessuno la mano. Assolutamente. Non te la dà nessuno la mano, ma penso che è anche giusto che sia così. No, è giusto che sia così, per carità. Però lì ci vuole... Ci vuole un po' più di attenzione. Cioè, il Pescara ce l'ha i giocatori che possono fare questo, insomma, che possono sopperire a delle cose anche sbagliate che dice l'allenatore, perché poi è capitato tante volte anche a me in carriera che l'allenatore proponeva qualcosa e poi andavo in campo e dicevo: oh, raga, quello, certo, che ha detto il mister, oggi non lo facciamo la prima mezz'ora. Esatto. E quella è la cosa triste, che poi... E se vai a vedere il curriculum, il Pescara è una squadra esperta, molto esperta. E al di là poi... Ed è questa la contraddizione, no? Per i tanti gol subiti in maniera assurda, l'ultimo dei quali proprio contro Lentella in casa, un metro dentro l'area, non puoi concedere tutto quello spazio a un giocatore che tra l'altro sa calciare molto bene come Schenetti, guarda caso era affrontato in quel momento da Rigoni. Purtroppo Rigoni non ha dato nulla, come quasi tutti gli innesti del mercato di gennaio. Noi salviamo soltanto De Sena, che purtroppo si è infortunato, anzi è stato stoicamente in campo con Lentella, aveva già un infortunio di natura muscolare e poi si è strappato. E l'altro giocatore che mi sento di salvare è Odgaard, che non ha avuto grande assistenza lì davanti, però secondo me sa giocare a calcio. Sì, non è stato mai messo, Massimo, secondo me, in condizioni anche lui di esprimersi al massimo, perché spesso è stato sacrificato per un bene comune che era quello dell'equilibrio, di cercare di stare corti, stretti, compatti. Odgaard è un giocatore che, se si mette in condizione, secondo me può fare una buona carriera. Non so se arriverà in Serie A, forse no, perché qualche limite ce l'ha, però in Serie B è un giocatore che ci sta e ci sta bene. È chiaro che se gli butti soltanto pallonati in avanti e non hai nessuno che ti gioca sotto, che fa raccordo tra le linee, c'è una squadra lunga 70 metri, è un giocatore che fa fatica. Come è successo oggi, no? Esatto. Molte volte è stato isolato, insomma, oggi il Pescara, come dicevi tu, probabilmente non avrebbe neanche meritato di vincere, però ha giocato con la tigna necessaria, almeno, insomma, ha giocato con dignità. Ricordiamo che la Reggiana con Carbò ha creato due clamorose occasioni, anche un palo ha colpito lo stesso attaccante della Sierra Leone, classe 99 di proprietà del Crotone, lo scorso anno è stato determinante nella promozione della Reggiana in B. Tra l'altro ha segnato, se non ricordo male, nella finale col Bari di Viverini. Sì, mi credo che sì, abbia deciso, sì, proprio lui. Tra l'altro ex Campobasso in Serie D nel 2017, il Crotone lo ha visto giocare in Serie D, dove si è messo in evidenza, lo ha preso, lo ha prestato alla Reggiana lo scorso anno e anche quest'anno, dopo aver esordito alla prima giornata, credo, con Stroppa in panchina. Carbò oggi ha veramente sprecato l'impossibile, ha colpito un palo e poi manca anche un rigore, è piuttosto evidente alla Reggiana, un fallo subito da Zamparo entrato in corso d'opera, un fallo commesso da Gut. Tornando a Pescara Entella, e poi ti voglio fare una domanda sul mercato, era un po' la partita che il Pescara avrebbe dovuto giocare come lo scorso anno con Livorno già retrocesso, se vogliamo, no? Sì. Ti ricordi quella partita bruttissima dove, sì, però il Pescara non ha rischiato nulla, alla fine l'ha vinta.
poteva essere una partita facile. Sì, Massimo, quelle sono partite difficili. Io vorrei tornare indietro pure alla gestione Baroni, sì, quando fu esonerato dopo Varese, no? Certo. Una squadra già retrocessa. Vero. Sono partite difficili. Partite difficili dove l'allenatore incide poco, secondo me. La priorità dell'esito della gara ce l'hanno i giocatori. E poi è chiaro che in quel periodo, secondo me, i giocatori con Baroni qualcosina si era rotto, perché poi con Oddo hanno dimostrato di, di valere. E se si rompe qualcosa è chiaro che non ti danno quello che potrebbero dare. E sono partite complicate che tu devi cercare di mettere sotto certi binari da subito, come hai detto bene tu. E se non lo fai, poi il giocatore che esordisce, il ragazzo, il giocatore che è senza contratto, ti fa la partita e tu c'hai l'ansia. E se non sei abituato a certi palcoscenici o a certe partite, la subisci poi la partita. E sono d'accordissimo con te su questo. Però un conto è giocare una partita per i playoff e non vincerla, un conto è giocare una partita per non retrocedere, c'è un po' di differenza. Assolutamente. Sul mercato invece, con tutti gli errori commessi, io dico all'indomani sempre dello spareggio play-out col Perugia, quindi stiamo parlando del 14 agosto 2020, a prescindere dagli errori, diciamo che a fare la differenza è stato il mercato di gennaio quest'anno, no? Perché potevi ancora fare molto con la squadra che era salva in quel momento dopo la vittoria appunto esterna di Reggio Emilia. Secondo te ha fatto la differenza il mercato di gennaio alla fine? Sì, l'abbiamo detto, io credevo che poi i giocatori che Pescara avesse preso potessero dare qualcosa in più, però come spesso ha detto anche il mio amico Pierpaolo Marchetti, il giocatore che non gioca da tanto non è in grado di incidere subito, ci vuole tempo. Bisognava che magari anche il mister li inserisse gradatamente, invece all'inizio li ha messi spesso e volentieri, mi ricordo in centrocampo con Rigoni, Tabanelli, De Sena, forse più di una volta, ricorreggimi se sbaglio Massimo, sì. E tu non puoi far giocare tre giocatori che vengono da a parte De Sena, sì, che ha giocato abbastanza, però bisognava che lui li gestisse in un altro modo. Quindi la gestione del mercato di gennaio sicuramente non è una gestione ottimale, però la squadra è stata allestita male dall'inizio, poi gennaio diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, però è dall'inizio dell'anno che questa squadra ha delle lacune. Assolutamente, facciamo un'ipotesi, il caro Mariolino mi ha mandato un messaggio, lo saluto. Rivediamo un attimo la classifica, non la possiamo aggiornare, però facendo senza voler illudere nessuno. Allora, mettiamo che Pordenone, Ascoli, Cosenza e Reggiana facciano le prossime due partite un solo punto. Il Pescara naturalmente deve vincere tutte e due. Vediamo un po' se riusciamo a capire, cristallizzando la classifica. Allora, questa è la classifica attuale, Dino? Che adesso sì, con i punti, sì. Ecco, perfetto. Allora, mettiamo Pordenone, Ascoli, Cosenza e Reggiana fanno un punto. Quindi Reggiana 35, Cosenza 36, Ascoli e Pordenone 42. Il Pescara facendo 6 punti andrebbe a 38. Però sarebbe spareggio lì. Ha ragione, sì. Mariolino. Però molto sì, complicato. Sì, farebbe lo spareggio senz'altro, però la Reggiana che faccia un punto, come ha detto Mariolino, mi sembra impossibile, visto che l'ultima giornata gioca col Vicenza. Infatti, quindi già ne fa tre. La Spalla è in caduta libera, non credo che riuscirà nemmeno a fare i playoff, quindi la partita se la gioca la prossima. Il Cosenza sì, può fare un punto all'ultima col Pordenone, sembra che il Pordenone perda col Venezia, perché deve perdere? Il Venezia oramai ha un posto consolidato, penso che possa fare poco, possa invariare poco la sua classifica anche come posizione là nei playoff. Due squadre venete, vicine, amiche, credo anche, perché Pordenone e Venezia, la storia mi dice che sono società abbastanza amiche. Sì. Almeno un punto, se non tre, sempre chiacchiere da bar, per carità, però
difficile immaginare che tutti facciano un punto. Queste sono solo ipotesi, però io ringrazio Mariolino perché questa è, diciamo che è un'ipotesi molto, molto remota, però ci può anche stare alla fine, ma non illudiamo assolutamente nessuno. Certo è che la Pescara avrebbe grandi rimpianti se arrivasse, no, per dire, a pochi, a uno o due punti, avrebbe due punti. Tantissimi allora, rimpianti. Allora sì, come ha detto lo stesso Grassadonia, non ripeto proprio testuale, anche se insomma non sarebbe neanche un problema, sono incavolato, ha detto, ha usato un altro termine, più colorito naturalmente, avrete capito, per la partita di Cosenza, ecco, ha posto proprio l'accento su questa gara. È chiaro che con un pareggio a Cosenza forse staremmo a fare altri discorsi. Sì, ma puoi essere arrabbiato poco per quella partita perché dopo 35 minuti perdevi 3-0, quindi... anche lì le sue dichiarazioni mi lasciano un po' perplesso. Lui fondamentalmente ha battuto il dito sul fatto che non ha saputo dare mordente, sì, e non ha saputo tenere alta la tensione dopo il Covid. Si è preso delle responsabilità anche lui un po' troppe rispetto a quelle che ha, non lo so se sono di facciata, però non credo, perché mi sembra una persona abbastanza sincera. Guarda qui la costruzione dal basso, il primo gol subito. Assurdo, dai. Cioè tu non hai, allora io dico una cosa, perché è chiaro che qui ci vuole la testa naturalmente dei giocatori, però se rivediamo ancora una volta, siamo al sesto minuto, allora tu non ti puoi permettere la costruzione al basso in quel momento, perché il Cosenza è già in pressione uno contro uno su tutti gli avversari, marcano a uomo, Massimo, metti in difficoltà il tuo giocatore che prende palla. Rigoni ha toccato male la palla verso Valdifiori. Valdifiori ha commesso fallo, però la costruzione al basso non te la puoi permettere, secondo me, Fabio, per un semplice motivo, anzi per due motivi: perché non sei intanto tranquillo e non hai l'attitudine. Allora, su questo sono d'accordo, diciamo che può essere un'analisi giusta, però questa, se Dino, che c'è in regia, ce la, sì, fa rivedere e la ferma dall'inizio. Sono convinto, la fermala qua, sono convinto che è una giocata preparata durante la settimana, perché Valdifiori sta a scarico, Rigoni viene incontro apposta, questo l'hanno fatto, l'avranno provato per uscire, perché vedi che il Cosenza ti viene a prendere con i tre, sì, però il play è libero e allora giocando a muro, giocando a scarico, riusciamo a saltare la prima linea, quattro giocatori, certo, e sono tanti. Certo. Però ma era il caso di rischiare, io questo ti, Massimo, chiedo. È il caso di rischiare in Serie B, sì, ti dico io, perché Rigoni, mi dispiace dirlo, non può sbagliare un passaggio di 4 metri a livello tecnico. Andiamo avanti con le immagini, Dino. Allora, se facciamo la Serie D o l'eccellenza non è il caso, ma se facciamo la Serie B io non posso pensare che uno sbagli un passaggio di 4 metri come gesto tecnico, allora... Non puoi fare questa categoria, sono cattivo in questo, Certo. Però è un gesto tecnico semplice, Massimo, molto semplice. Lo faccio io con 15 kg in sovrappeso ancora, venendo incontro e scaricando una palla sul play. Quindi questa è una cosa preparata. Allora, questo in condizioni... No, io sono d'accordo con te. Sono sicuro sia preparata. Allora, Fabio, io sono d'accordo con te concettualmente, però nelle condizioni in cui si trova il Pescara, che non ha la tranquillità necessaria in quel momento e non ha neanche l'attitudine, perché la costruzione dal basso noi l'abbiamo vista poche volte quest'anno, no? Sì, sì. Sappiamo, per carità, che forse, tipo di stagione sta. Forse è sbagliato farlo nella partita dell'anno, no? Magari nella partita dell'anno buttiamo pallonati in avanti, accorciamo. Magari non siamo belli, però forse è l'atteggiamento giusto. Però non possiamo nemmeno dare colpe ad un allenatore che ha provato a... sapendo, perché questa è una cosa studiata, perché vedi che il Cosenza ti viene a prendere con i tre, sì, sì, la mezzala va incontro al giocatore che si abbassa, quindi se tu riesci a superare questa prima pressione hai saltato quattro giocatori e non è poco. Però non devi commettere errori tecnici, questo fai uno sbaglio tecnico. No, sono d'accordo con te, e quello è un errore marchiano da parte di Rigoni. Un errore, Massimo. Poi chiaramente Valdifiori nel tentativo di recuperare palla commette fallo, e poi ci dobbiamo mettere anche la punizione, per carità, di Tremolata. Che, ci insomma, sta la punizione dell'anno, ci punizione, sta che per sei carità, sfortunato. Quella, certo. Però questo è un errore tecnico che in Serie B, non lo so, io faccio fatica ad ammettere io. Sì, sì, no. Al di là che sono d'accordissimo con te che nella partita dell'anno forse era il caso di buttare le pallonate in avanti e accorciare. Questo è. Però è andata così. Purtroppo è andata così, 17 un minuto. Questo invece è il secondo gol, facciamo rivedere
perché l'altra volta non l'abbiamo commentato, solo a fine partita, gli highlights, e qui insomma Scognamiglio che, cioè, Carretta scivola, si rialza, e Scognamiglio che non va a mordere le caviglie, cioè. Questa è un'altra cosa che l'altra volta volevamo dire, ma siamo stati un po' leggeri, perché comunque era certo un po' banale parlare soltanto degli errori tecnici dell'aspetto tattico. Scognamiglio qua fa poco, però è messo in condizioni di fare poco dalla scelta dell'allenatore. Chiaro. Cioè, io Scognamiglio non lo faccio mai giocare terzo di sinistra, certo, mai. Su questo siamo d'accordo. Sono d'accordo. Però lì Scognamiglio può fare molto meglio, dai. Qua non fa una bella figura. Guarda, qua arranca, non va mai verso la palla, corre dritto. Qua deve andare in diagonale, già da qua. Esatto. Lui deve andare in diagonale. Perché corre dritto? Però soprattutto quando scivola, Fabio. Quando scivola deve accorciare, deve accorciare talmente tanto da permettere, adesso deve andare a 0 metri 0. E quella la cosa. E invece si ferma troppo presto, anziché dargli l'esterno, se ritorna 2 secondi indietro, nella postura, anziché dargli l'esterno, lui gli dà l'interno. È vero. Che è una follia. Guarda, adesso quando va sotto, lui si mette oltre, guarda, va di là, invece deve stare mezzo metro di qua. Hai ragione, perfettamente ragione. Sono due errori di lettura proprio brutti. E noi ti ringraziamo per questa lettura, perché il dettaglio poi fa la differenza. Io, vabbè, però voglio dire, è un dettaglio importante. Dico quello che so e quello che mi hanno insegnato. Però magari non voglio pensare che non sapesse, che sapeva calciare bene di sinistro. Questo sarebbe triste. Che gli ha dato apposta all'interno perché sperava di mandarlo nel sinistro. Ma quello per esempio è un errore dovuto a mancanza di reattività mentale, secondo te? Lì è un errore proprio di postura, di un errore concettuale, perché al di là che sia destro o sinistro, tu gli devi dare sempre l'esterno a quel giocatore, certo, perché vede, anche se dovesse liberarsi per il tiro, vede pochissimo specchio con poco angolo. Adesso guarda, lo fa rivedere, è un errore di concetto, anche se lui fosse destro. Certo. E tu nel momento già sbagli a non accorciare. Esatto, quello è il primo errore. Nel momento in cui accorci, tu vai mezzo metro con la postura per invogliarlo ad andare all'interno addirittura. Sì, assolutamente. Beh, io non credo che sia una colpa dell'allenatore questo, non posso pensare che Grassadonia. Beh, no, assolutamente, anche perché stiamo parlando di un giocatore che ha 34 anni, quindi insomma. Questo era il secondo gol, dopo 8 minuti di Cosenza, oggi il Pescara ha battuto la Reggiana, ci dobbiamo fermare per pochi istanti, linea al nostro Dino D'Angelo e poi probabilmente le fasi salienti di Pescara Reggiana col gol di Capone al 7° a chiudere terzo tempo live, tra pochissimo. Beh, torniamo in diretta da studio. Intanto i complimenti all'Ascoli, a Sottil, che ha conquistato 35 punti in 22 partite, caro Fabio, della sua gestione. 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare. Tra l'altro il rammarico è proprio questo, che nel momento peggiore dell'Ascoli, dopo un'iniziale fase in cui con Sottil l'Ascoli aveva conquistato 14 punti in 7 gare, quindi la media di 2 punti a gara, c'è stata una flessione che è inevitabile ed è comprensibile per qualsiasi squadra. È una flessione che ha accusato anche l'Ascoli, 7 partite, 4 punti, poi a metà marzo è venuta a Pescara, l'Ascoli ha espugnato l'Adriatico Giovanni Cornacchia. Quello, diciamo, che è il rammarico, perché in quella partita chiaramente il Pescara avrebbe dovuto tenere il pareggio sino alla fine in 10 contro 11, poi l'Ascoli è ripartito con 4 vittorie, ripetiamo, ed un pareggio nelle ultime 5 partite, 34 punti in 35 punti in 22 gare per Sottil sulla panchina bianconera, caro Fabio. Beh, Sottil credo che sia, oltre che un buon allenatore, un buon gestore soprattutto, un buon gestore, riesce a far rendere al massimo i giocatori che ha a disposizione, si fa voler bene, e io per quello mi sono rammaricato quando il Pescara ha deciso di non confermarlo, perché in quelle poche settimane che era venuto qua da noi l'anno scorso si percepiva che era entrato nella testa del gruppo, al di là di poi quello che insegnava sul campo, che non lo sappiamo, non lo potevamo vedere, però
E poi alla lunga questo fa la differenza e lo sta dimostrando. Quando poi c'è una squadra con dei giocatori importanti, basta che gli dai qualche indicazione, poi sono loro che fanno la differenza. In questo momento l'Ascoli, prima di andare al telefono, sarebbe salvo, perché la forbice tra quintultima e quartultima, lo ricordiamo, di 6 punti, non si disputerebbe lo spareggio play-out. Eccolo qui, eccola qui la classifica: Cosenza 35, quartultima in graduatoria, Ascoli e Pordenone con 41 punti, il gap è di 6 lunghezze. Andiamo al telefono, pronto a Rete 8 Sport. Pronto? Sì, buonasera. Allora, io non mi vergogno di dire apertamente. Io non sento nulla. Io mi presento perché ho da criticare, ma non ho nulla di pensare verso nessuno. Sì, però si sente malissimo. Dobbiamo fare qualcosa per migliorare l'audio, perché si sente proprio disturbato. Io sto parlando dall'interno da viva voce? Cioè, dall'interno da viva voce? No, senza viva voce, perché se no non capiamo nulla. Allora, adesso ho tolto viva voce, mi sentite meglio? Senza viva voce? Immagino che mi sentite meglio adesso. Sì, adesso mi sì, perfetto. Adesso sì, prego. Allora, io non mi vergogno di dire, sì, mi sento male perché allora. Io sono Italo Gualtieri, Radio International. Ciao Italo. Lo dico apertamente. Allora, io sono nato a Pescara, sono un pescarese. E di conseguenza io ci tengo molto alla mia città. Sono nato di fronte alla chiesa della Madonna del Fuoco e sono anche un innamorato della Madonna. Questo tanto per stemperare e fare un po' di retorica. Voi non capite niente di pallone, abbastanza poco, o meno, perlomeno, perché non avete il coraggio che il più grande errore che è stato fatto è stato prendere questo allenatore che è stato cacciato da tutte le società? Questo è il più grande errore che è stato fatto. Ho sentito, io ho visto la partita allo stadio, perché ci posso andare allo stadio perché ho la tessera della povertà. Non avete il coraggio di dire che l'errore più grande che è stato fatto è stato quello di chiamare questo allenatore per allenare la squadra del Pescara di Serie B. Ci vuole un allenatore di Serie B, o perlomeno un allenatore che ha allenato la Serie A e che è caduto in disgrazia e vuole allenare. Allora, tra le tante cose, io l'ho detto prima degli altri, bisogna seguire l'Ascoli, poi voi siete pessimisti per natura, pessimisti, l'ottimismo, non sapete neanche dove sta di casa, perché il problema principale di questa squadra sarebbe, il problema è l'Ascoli, perché tutto può succedere, non che date per scontato che non ci possa arrivare, poi di fronte a te si dovrebbe vergognare quella persona che non conosco, che si è permesso di dire a Pescara, ma la città di Pescara, si è permesso di dire, dopo aver perso la partita con l'Entella, merita di scendere in Serie C. Quella persona che c'è di fronte. Fermati Italo, però adesso no. No, detto, sì, però adesso stai esagerando. Adesso stai esagerando. Adesso stai esagerando, stai approfittando della disponibilità. No, non va bene assolutamente. Hai usato toni esagerati, adesso mi dispiace. Hai detto quello che volevi dire, ma non va bene affatto, mi dispiace perché ci conosciamo. Andiamo avanti, va. Leggiamo qualche messaggio. Ci facciamo una risata su, no, Fabio. Boh, Max. Allora, andiamo a leggere qualche messaggio sulla pagina Facebook. Eric, anche se non mi leggete i messaggi da settimane, vi scrivo che io sento la stampa locale parlare di responsabilità soprattutto dei giocatori, la stampa nazionale parla di squadra superiore alle ultime 5 è responsabilità dei tecnici. Forse questa differenza di vedute è anche la causa della retrocessione. Oggi abbiamo giocato con la Reggiana, che nel secondo tempo non difendeva più, ma le altre partite con Breda e Grassadonia le abbiamo giocate solo per difenderci e cercare il colpaccio negli ultimi 10 minuti. A Cosenza abbiamo perso perché qualcuno con la peggiore difesa, che pressata, qualcuno con la peggiore difesa che non riesco, pressata fa confusione, abbiamo continuato a costruire dal basso. Io sinceramente non riesco, hai capito bene il senso? No, l'ultima parte sinceramente non ho capito. A Cosenza abbiamo perso perché qualcuno con la peggiore difesa, che pressata fa confusione, abbiamo continuato a costruire dal basso. Vabbè, quello che dicevamo prima, no? Che... cioè quello che dicevamo all'inizio, che non era il caso di costruire dal basso, era questo? Voleva... sì, che forse non avevamo le caratteristiche per farlo, non era la partita adatta.
Certo. Allora, Gianluca Bruni, una vittoria che serve a poco, tra l'altro anche sofferta, visto che la Reggiana ha colpito un palo e forse c'era un rigore. Ormai la stagione è segnata, questo successo vi ricorda quello della passata stagione contro il Livorno, ma all'epoca servì in qualche modo per disputare i play-out, invece stavolta sarà quasi impossibile raggiungere l'obiettivo. Poi aggiunge Gianluca, Dino, fammi leggere, ecco, forse con una Cremonese che ormai non ha più niente da chiedere potremmo avere qualche speranza, ma contro la Salernitana che lotta per la promozione diretta secondo me non abbiamo speranze, ma nel calcio mai dire mai, spesso i pronostici vengono sovvertiti. Un saluto all'amico Massimo, grazie, grazie Gianluca. Beh, questo è, mi pare un commento molto equilibrato. C'è un'altra telefonata, Dino? Perché leggo telefonata. Vediamo un po' se... Sì, buonasera. Ciao, buonasera, sono Carlo, ciao, ciao. Ciao Carlo. Allora, innanzitutto pensiamo un attimino al Teramo che a Palermo alle 15.30 mi sembra di domenica avrà l'occasione migliore della sua vita, no? Sì. Il Pescara, io l'avevo sempre detto, insomma. Quando gioca non è seconda a nessuno. Sì. Pronto? Sì, sì, prego Carlo. Quindi niente, la vittoria di oggi non è che possa annullare tutto quanto quello che è stato speso in precedenza. Pazienza, andiamo avanti. Comunque dedichiamoci un attimino al Teramo che in pratica a Palermo cercherà di fare sì. Qualcosa con i play, mi sembra, no? Sì, i playoff. C'è tempo per parlarne. Grazie Carlo, grazie per questo contributo. Andiamo a leggere ancora qualche messaggio. Non so se c'è un'altra telefonata, la mandiamo in onda in attesa delle immagini. Tardano ad arrivare oggi, strano, eh? Quando vinciamo, vedi, non ci stanno. Potremmo cavarcela con questa battuta. Buonasera. Sì, parliamo con? Cesare. Cesare, buonasera Cesare. Senta, volevo fare una considerazione. Sono 20 anni che la seguo. Sì. Senta un po'. Voi parlate sia lei che... Ferraresi sì. Che la costruzione dal basso nella partita contro il Cosenza ci ha portato ad essere in svantaggio di due reti dopo 8 minuti, no? Giusto? No, veramente abbiamo parlato solo del primo gol, Cesare, il secondo sì, gol non c'entra niente. No, senza dubbio. No, io le volevo dire una cosa. Noi retrocediamo quest'anno per la partita Pescara-Notaresco, Notaresco, quando si è fatto male il portiere. Io non c'ho nulla contro Fiorillo, però le volevo dire e volevo sapere se la mia considerazione è esatta. Cioè, scusi. La punizione battuta da Tremolata. Sì. Se uno gioca al mare, lui si mette parallelo alla linea dell'area di rigore. Tirando di sinistro, il pallone deve andare per forza sulla destra di Fiorillo, se no non riesce a centrare la porta. Posso sapere se è esatto il discorso che ho fatto? Grazie. Dal signor Ferraresi? Stava annuendo Fabio, quindi significa che lei ha centrato l'obiettivo. Grazie signor Cesare. Ha ragione signor Cesare. Ma io quando si parla di portieri sono un po' in difficoltà, sinceramente, però l'analisi che ha fatto in parte la condivido, lo volevo anche dire, ma poi visto che Fiorillo aveva già fatto un'incertezza sul terzo gol, ho preferito glissare. Quando un giocatore calcia prendendo quel tipo di rincorsa difficilmente può avere una torsione del busto per mettere la palla su quell'altro palo. Quindi probabilmente Fiorillo poteva stare almeno un metro più all'interno e magari ci sarebbe arrivato. Al di là che il gesto tecnico e la punizione sono stati calciati in modo importante. Ecco, lo facciamo rivedere, scusa Dino, il primo gol del Cosenza, perché...
È perfetta la tua lettura, come sempre, ed è interessante anche quello che ha detto Cesare, che tra l'altro tu condividi. Sì. Però io non per salvare, per carità, no, per difendere però, Fiorillo, però ha calciato forte. Ha calciato molto forte, ci siamo anche sentiti l'altro giorno quando abbiamo analizzato i gol. Però Cesare ha colto un aspetto importante della rincorsa di uno che sta calciando, e un portiere della sua esperienza lo deve mettere in conto. Se adesso ce lo fanno rivedere, se mi ricordo bene, sì proprio la punizione, Dino, la rincorsa è stata abbastanza parallela alla palla, con pochissimo angolo, eccolo, guarda, sì, ecco qua. è quasi in direzione della palla, quindi la torsione del bacino, la torsione del busto, la spalla che ruota, il piede d'appoggio che gira, solo lì poteva indirizzarla, quindi è piazzato male. Poteva stare un metro all'interno. Ha colto una cosa con l'occhio clinico, Cesare. Chissà se ha fatto il portiere, Cesare, ha ragione. Sì. Magari lo invitiamo a richiamare. Complimenti al signor Cesare, ci ha fatto piacere, perché comunque... Io l'avevo già notato, però ho preferito glissare, dico la verità. Io sinceramente ho avuto qualche dubbio. Ti ricordi che ti ho chiamato, no? Ho detto, ma secondo la me poteva fare qualcosa. La punizione è stata forte. Io però avevo notato che la rincorsa era un po' particolare, perché se la rincorsa, Massimo, tu fai una bisettrice tra palla e angolo retto. Se fai una bisettrice, in teoria 45-50 gradi puoi tirare, certo, da tutte e due le parti. Là lo spazio è molto molto stretto, saranno 15-20 gradi rispetto alla linea della palla. Certo. E quindi diventa quasi impossibile girare il piede d'appoggio, la spalla e torcere il bacino per mettere la palla su quell'altro palo. È vero, è vero. Quindi insomma, diciamo che c'è stato un piccolo errore di piazzamento. Forse poteva stare un po' più all'interno. Diciamo che c'è stata una compartecipazione, perché poi il tiro è stato bello. Sì. Ha tirato forte. Ha tirato una grande punizione. Esatto, quindi questo va detto, anche perché è uno specialista. Comunque Tremolata, ringraziamo Cesare, sì, perché ti ha dato la possibilità di spiegare e comunque ha accettato l'obiettivo. Complimenti al signor Cesare. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto Rete 8 Sport, sono arrivate le immagini. Nel frattempo parliamo con... Massimo da Torino. Salve Massimo, ben risentito. Buonasera a tutti. Al di là di tutto quello che hai detto ieri sera, seguendo solo calcio, effettivamente, cioè, è stato detto di tutto, di più, e devo dire che un'analisi anche molto ben dettagliata e molto reale. Volevo solo chiedere a Fabio, visto che si è parlato molto dell'atteggiamento poco, cioè del poco carattere di questa squadra, può essere anche il fatto che, essendo stata costruita con un'idea di calcio basata sul palleggio, perché sappiamo benissimo il calcio di Oddo, possesso palla, palleggio, tutto il resto, sì, essendo poi comunque il tutto... Diciamo che il campo poi comunque ha detto altro, perché i numeri hanno detto che la difesa era quella che era, che l'attacco era quello che era. Però ci può stare che un calciatore abituato a giocare di fioretto, abituato a giocare di tecnica di solo palleggio, poi si sia trovato male quando gli si è detto poi comunque di cambiare il suo modo di giocare, cioè di buttare in campo magari quelle caratteristiche che poi magari non ha. Anche perché se pensiamo che vari Tabanelli, Dessena, Rigoni sono arrivati dal calciomercato di gennaio in poi, abbiamo visto in campo il solo Dessena, forse è lì che è mancato questo atteggiamento, in un centrocampo che nel DNA non aveva quelle caratteristiche. Grazie e buonasera ancora. Grazie Massimo, un piacere averti risentito dopo tanto tempo. Un'altra osservazione interessante, no Fabio? Molto interessante. È vero che poi durante l'anno si sono sviluppate tantissime situazioni, però mi ricordo di un'annata, io ancora ero giovane, facevo gli allievi nazionali del Cesena, una squadra composta da Umner, Agostini, Salvetti, Gaddo, una squadra fortissima. Salvetti trequartista, grande. Che poi è retrocessa dalla Serie B alla Serie C. Perché? Perché sulla carta pensavano di fare un campionato addirittura da promozione, poi si sono trovati là sotto e non hanno avuto la forza e la capacità di cambiare atteggiamento e modo di giocare. Certo. La considerazione del telespettatore è giustissima, ho capito cosa vuole intendere e accolto in pieno, però in questa annata particolare non è proprio così, perché poi la squadra è stata cambiata, quasi stravolta. I giocatori che all'inizio giocavano con Oddo, poi qualcuno ha giocato un po' meno.
però in linea di massima ha colto in pieno il segno, anche perché io non penso che tutti i giocatori del Pescara quest'anno pensassero di fare un campionato di sofferenza, anzi forse nessuno, e quindi poi una volta trovatisi là sono stati in difficoltà nel cambiare modo di interpretare le partite. Assolutamente, beh, insomma, due telefonate davvero interessanti. Beh, anche la prima non è stata. Mi fa piacere che l'hai presa col sorriso. No, allora, però tornando a quella telefonata, io ho detto che da uomo di calcio, certo, ho detto soltanto che vivo a Pescara, sai quanto ci tengo al Pescara e quante persone voglio bene e che mi vogliono bene. Ho detto che se una squadra che si vuole salvare non vince con una squadra retrocessa, è giusto che, certo, che non si salvi, soltanto quello. Hai detto senza mancare di rispetto a nessuno. Vabbè, ma la telefonata è incommentabile. Dai. No. Allora, 17:24 sono arrivate le fasi salienti di questa partita. Non abbiamo le schermate in grafica perché c'è stata qualche variazione rispetto alle previsioni della vigilia. Vi dico subito che il Pescara col 4-3-3, tante assenze, Fiorillo tre pali, Gut volta dal primo minuto, non giocava una partita dal primo minuto, lo ricordo ancora una volta, dal 3 luglio 2020 con la maglia del Benevento sul campo del Crotone di Stroppa, 3-0 il verdetto finale. Scogna Emilio, centrale di sinistra, poi Nzita, altro giocatore che è tornato titolare dopo tante settimane ai margini, Valdifiori, Omeunga, altra novità dell'11 di oggi, Macin centrocampo e poi Vokic e Capone a supporto di Odgaard, la Reggiana con il 4-2-3-1, Venturi tre pali, Gianfi, Aieti, Rozzi e Kieruan a comporre il reparto arretrato, Rossi e Varone, tandem di mediani, Siligardi e Laribi esterni con Radrezza nella terra di nessuno, tra le linee, alle spalle di Carbò che è stato protagonista in negativo, se vogliamo, della Reggiana, due grandi occasioni ma anche un palo colpito dall'attaccante della Sierra Leone. Possono partire le immagini, l'arbitro Ross di Pordenone, l'arbitro designato a dirigere questa partita, gli allenatori naturalmente da una parte Alvini, eccolo qua inquadrato, dall'altra Gianluca Grassadonia, Alvini anche lui l'emblema della gavetta, davvero ha fatto tanta Serie C, tanti dilettanti, tanti anni nei dilettanti, e poi lo scorso anno la grande vittoria alla guida della Reggiana nella finale playoff contro il Bari di Vincenzo Vivarini, quadrato anche da presidente Sebastiani in panchina, eccolo qui il fischio iniziale, c'è questa prima offensiva da parte della Reggiana con il destro da fuori di Fausto Rossi da oltre 20 metri, la palla sopra la traversa inquadrato Kieruan, in realtà l'autore del destro era stato proprio Fausto Rossi, la palla recuperata in attacco dalla Pescara da Vokic a Capone, la finta ai danni di Gianfi e il destro chirurgico che va a spegnersi all'angolino basso alla destra di Venturi, un bel gol questo di Cristian Capone che non segnava dal 21 dicembre 2019, bella la finta ai danni di Gianfi e poi il destro secco ad infilare il portiere della Reggiana Venturi, ripetiamo non segnava dal 21 dicembre 2019 con la maglia del Perugia, 2-0 contro l'Entella. Vediamo ora l'offensiva della squadra ospite col tentativo del numero 23 Laribi, Karim Laribi, attento, reattivo, il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo che riesce a respingere, a sventare la minaccia, poi ancora Reggiana, sale la pressione della squadra di Alvini, palla in mezzo e spreca una clamorosa occasione Carbò sull'assist di Kieruan, il terzino sinistro della squadra emiliana, poi un altro tentativo, la palla termina a lato, comincia a spingere la formazione emiliana, qui il tentativo di Odgaard, palla bloccata all'altezza della sua area di competenza dall'estremo difensore della Reggiana Venturi, poi sempre sul versante opposto il tentativo ancora di Carbò che era stato ispirato con un tocco in profondità al suo compagno di squadra Kieruan. Siamo nel secondo tempo, il Pescara comincia anche discretamente, gioca anche un buon calcio, questa è l'invenzione di Vokic per Nzita che è stato anticipato all'ultimo momento da un difensore della Reggiana, palla gol per il Pescara, poi il tentativo ancora di Vokic, sfera bloccata sempre all'interno dei 16 metri dall'estremo difensore emiliano, Odgaard si allarga il suo sinistro, la palla deviata in calcio d'angolo, la Reggiana passerà al 4-3-3 con Carbò sull'out di sinistra, creerà qualche problema, vediamo, infatti dopo il tentativo di Odgaard c'è questa
questo tiro sempre di Carbò con il palo che salva Fiorillo, anche se l'estremo difensore del Pescara, il capitano, era piazzato. Poi ancora il Reggiana che spinge, il tentativo ora di Aieti, classe 93, aveva sfiorato il passaggio al Pescara nell'estate 2016 dopo la promozione del Pescara in Serie A, poi scelse di andare a Torino, ex Frosinone e Crotone. Il tentativo ancora di Zamparo. Vediamo poi ancora la formazione di Alvini con l'altra occasione clamorosa fallita da Carbò dopo un ottimo movimento di Zamparo entrato in corso d'opera. Manca il pallone, sempre un giocatore della Reggiana, e poi il tentativo di Cambiaghi, scuola Atalanta, con la palla che viene bloccata da Vincenzo Fiorillo. Siamo nelle fasi finali del match. Il destro di Valdifiori servito da Giannetti entrato in corso d'opera al pari di Setter, 3-5-2 nella parte finale con due punte di ruolo. Dunque ha modificato l'atteggiamento il tecnico del Pescara. In campo aperto viene servito Valdifiori, o meglio Valdifiori serve Setter che viene rimontato da Aieti. Finisce così la partita. Pescara batte Reggiana 1-0, gol partita, match winner, Cristian Capone. Abbiamo rivisto tutto. No, al netto delle immagini forse può darsi pure che la vittoria ci sta, no? Sì, perché poi nel finale ci sono state due buone opportunità, no? Valdifiori, magari, e Setter. Magari a freddo ho detto pure che poteva essere un po' rubacchiata, però è capitato tante volte che poi non ha vinto e magari meritava, quindi nel computo di un'annata forse ci sta a vincere in queste partite, quindi il rammarico diventa ancora maggiore. Assolutamente. Lo diciamo col sorriso perché non è che possiamo fare diversamente, però siamo tutti rammaricati perché si poteva fare con molto poco tanto di più. Non c'è dubbio, ti faccio commentare visto che siamo in addirittura arrivo. Eccolo qui il gol del Pescara, recupero palla, Vokic bravo ad allargare il gioco per Capone. Dove è stato bravo qui? Ma ha fatto una finta di corpo, si è liberato sul piede forte. Anche qui c'è un errore grande del difensore, che se ci fai caso al di là, che nella palla che durante il tragitto della palla lui è dietro di almeno un paio di metri rispetto alla linea, non so se si fa rivedere la prima inquadratura, è vero, è dietro di un paio di metri, che se si inserisce, non lo so se quel ragazzo, quello Gianfi, tu dici, se si inserisce il giocatore là nostro del Pescara, esatto, dentro, dietro il difensore, comunque lo tiene in gioco lui, perché guarda dove sta rispetto alla linea. Sì, è vero. E poi quando, e poi lo, va, libera il destro. Quando lo va a affrontare, guarda che postura. Sì, è vero. Postura sbagliata, d'accordo, assolutamente. Sei stato perfetto. Due errori in tre secondi. Sì. Come se Gianfi non conoscesse le caratteristiche di Capone, errore grave. Ma innanzitutto non lavora come reparto, perché lì se si inserisce una mezzala, la linea sale e lui tiene in gioco tutti, quindi ha messo in difficoltà la sua difesa. E oltretutto, una volta che va ad accorciare, perché poi ci va anche bene, ci va forte, ci va di gamba, cerca di accorciare il tempo che ha perso, perché si rende conto di essere in ritardo, vedi che va forte su questo scatto, però si posiziona dalla parte sbagliata. Postura errata da parte di Gianfi, bravo però Cristian Capone che ha tenuto la palla bassa, destro chirurgico, proprio a fil di palo, nulla da fare per Venturi, portiere della Reggiana. Dunque il gol partita firmato da Cristian Capone a digiuno, lo ripetiamo ancora una volta, quasi 17 mesi dal 21 dicembre 2019, ultimo gol prima di quello di oggi, segnato contro l'Entella 2-0, indossava la maglia del Perugia, gol di Iemmello e appunto Capone. C'è un'ultima telefonata, Dino? Mi sembra di sì. Pronto? Sì, buonasera. Pronto, salve, io sono rimasto basito da quella telefonata, volevo chiedere scusa come tifoso a Fabio Ferraresi, dovevi troncare subito la telefonata tu, Massimo, perché è già uno che si presenta con quell'incipit che crede alla Madonna, so io, so sto cavolo, allora se la pregasse la Madonna, speriamo che falsa cosa. Quindi Fabio, ciao, sono Costanzo da Roma. Sì, ciao Costanzo, purtroppo all'inizio non si capiva neanche bene quello che dicesse. Ti chiedo scusa Fabio come tifoso, perché io poi voglio vedere questa gente che millanta, che si può vedere le partite, che tutto quanto, che so io, so quell'altro, se c'era poi a Paternò
se c'era poi a Cava dei Tirreni che tu c'eri, dove che stava sta gente qua? E questo mi dispiace perché a volte si impersonifica il tipico pescarese, no? Che qua voi è un concetto che avevate già detto l'altra volta. Noi ci ritroviamo in questa situazione qua perché abbiamo criticato i pillon, perché siamo abituati sempre lì a bel gioco. Quindi io chiamo ora non per fare questioni tecniche, ma perché sono ancora di più addolorato dopo questa vittoria, perché io sin dal girone di ritorno mi ero puntato il Pordenone, che con la cessione del centravanti lì al Monza aveva dato un chiaro cenno che per lei il ciclo in Serie B era finito, perché tutte le un centravanti di quella portata significa che ti fai qualche calcolo proprio gestionale. Mi ero puntato il Pordenone, speravo che ci stavamo più vicini, là, anche perché siamo andati lì e se Galano non mi sviene al 94esimo, stavamo a parlare sempre, però stiamo a parlare sempre delle solite partite che non mi ho fatto. Fabio, scusa come tifoso per tutto quello che ti ho visto in campo in Serie C, perché questa gente mo fa la bella, perché forse, sai, la tessera in Serie C fa meno figo, no? Quindi finché stavi in Serie B, già con quella premessa già mi stava a salire nervoso. Poi per esempio, poi se l'è preso con te, che certo, sei sempre stato uno che insieme a Pierpaolo Marchetti avete detto sempre quello che pensavate. Massimo, per questioni di, che devo dire, come padrone di casa, non è che poteva essere ficcante come sempre siete stati voi, te e Pierpaolo. Gli altri non hanno mai detto quello che si pensava. Le colpe sono sotto gli occhi di tutti quanti. Ci abbiamo avuto un soprammobile che era una nostra bandiera, ma che l'hanno messo a fare il soprammobile. Abbiamo puntato su un direttore sportivo nuovo, ci abbiamo puntato come ci abbiamo puntato su Leone, come abbiamo puntato su tanti allenatori. Epifani ha ricominciato da capo, l'avevamo bruciato, sta lì a Notaresco, forse insidia il Campobasso, forse. Comunque, scusa per le parole, non è il pensiero univoco di chi ha seguito il Pescara ovunque, di chi ti ha visto con la maglia infangata a basso da tutte le parti. Scusa come tifoso e pescarese, perché lo sei e lo hai dimostrato. Ancora una volta chiamo, si sta commuovendo adesso Fabio, sto ascoltando, perché, non ti volevo mi dispiace perché qui no, non ti volevo interrompere, perché chiaramente la telefonata è la tua, ma è una telefonata che apprezzo, ma non serve, perché è chiaro che poi su 100 opinioni ci può stare che 2, 3, 5 siano in disaccordo con quello che dici e non la pensino come te, ma io non ho assolutamente nessun tipo di problema, anzi ho subito sorriso con Massimo. Sì, io vivo a Pescara, so pesare quello che la gente pensa di me, so che quello che dico è... lo dico senza essere padrone di nessuno, a volte qualcuno mi ha anche accusato di voler cercare un ingaggio, di essere ruffiano, ma io non cerco niente di tutto ciò, sono qua con Massimo che sto facendo una cosa che mi piace, dico quello che vedo e quello che penso senza avere nessun pelo sulla lingua, poi che il telespettatore possa... Tu sei cristallino, serio e competente. Non serviva che l'amico da Roma facesse intervento. Però fa piacere ma piacere. Ne ero già convinto che della stima di questa città e resta il fatto che io sono rimasto a vivere qua. Grazie Costanzo. Mi sembra che si chiamasse Costanzo. Sì. Posso leggere l'ultimo post, perché riguarda proprio Fabio? Gianni Micozzi, ciao Massimo, buonasera al preparatissimo Fabio Ferrarese, è andata così, torniamo in C, speriamo di vincere il prossimo campionato, altrimenti il successivo risaliamo con la riforma. L'importante è che il presidente faccia un bagno di umiltà e pensi al bene comune della città piuttosto che intestardirsi, volendo sempre imporre la sua idea.
si affidi a chi ne capisce più di lui. Chiudiamo l'appuntamento con Terzo Tempo Live con il post che abbiamo letto integralmente di Gianni Micozzi, che saluto e ringrazio perché ci segue da anni. Grazie soprattutto a Fabio Ferraresi, grazie al nostro Dino D'Angelo. Ci ritroveremo tra 3 giorni. Insomma, manca poco all'addio. Cremonese Pescara venerdì ore 14 post partita insieme con Fabio Ferraresi. Grazie e buona serata. I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. My name